Allora, siamo a una settimana dal voto. Che campagna elettorale è questo mese? Com'è stato? È stato affascinante e anche un pochino stupefacente per le parti negative. La parte negativa è che non mi era mai capitato in 40 anni con la Comunità di Sant'Egidio di diventare trasparente per i media. Ho presentato la lista Scelta Civica Lazio 1, Roma e Provincia, è venuta molta stampa locale, ma praticamente non c'è stata nessuna stampa nazionale. Ho presentato il programma dell'agenda sociale, è venuta solo stampa estera e è stato scritto che non c'è il programma immigrazione. Ho fatto una conferenza stampa sull'immigrazione col programma immigrazione, non è uscito da nessuna parte, e ho mandato un comunicato e non è uscito da nessuna parte. E a questo punto, questa è una parte della campagna, l'altra parte è incontri straordinari da Tor Bella Monaca, Ostia, Civitavecchia, Anzio, ai Castelli Romani, al Laurentino 38, al Garbatella, Primavalle, nei centri anziani, ambienti sociali completamente diversi che partono dal fa tutto schifo a non ne possiamo più, a ma questo è davvero la speranza, cioè un incredibile entusiasmo. Ho fatto un'email a 500 email che erano arrivate senza risposta, ho scritto una risposta personale, in due giorni 350 volontari che stanno lavorando. Io non ho mai visto tanta energia, tanta voglia di cose vere e nuove, e tutte le volte che provo a dire che questa è una lista dove non c'è nessun inquisito, nessun ex parlamentare, dove tutti ci siamo impegnati a non cambiare formazione politica durante la legislatura, quindi niente calciomercato in Parlamento, c'è una sorpresa, ma allora ma davvero? E poi quando comincio a parlare delle cose, cioè noi possiamo davvero avere un piano perché gli anziani nessuno sia più solo, perché non si buttino i soldi in residenze per gli anziani dove spesso si muore in maniera disumana ma tutti possono essere aiutati a casa, oppure dove la famiglia torna al centro aiutata, ci stanno persino i soldi, il conto corrente individuale per i bambini in prima media, per cui quando si arriva alla fine del liceo, se non si hanno fondi a casa, si può andare all'università, dove si possono avere i figli e mettere su casa, dice ma davvero si può fare tutto questo? Ma davvero si possono abbassare le tasse usando automaticamente i soldi recuperati dall'evasione fiscale? Ma davvero tutto questo? E poi quando si scopre che non hai nessun interesse personale, io credo che rinasce incredibilmente una voglia di un paese pulito e di non essere più prigionieri. Io ho un'esperienza straordinaria, ho sempre voluto cambiare il mondo e continuo a volerlo cambiare ancora di più. La resistenza... Una volta ha detto noi proviamo a cambiare il mondo con mezzi poveri, è davvero possibile farlo? Allora io dico, questa campagna elettorale è... Lei si immagini, solo i manifesti di formazioni minori, come non so, Fratelli d'Italia, la Meloni ha fatto una conferenza stampa, ho letto che dice c'è finito il primo milione per i manifesti, adesso siamo senza fondi, dobbiamo raccogliere fondi. Allora, i miei primi 3 euro per la campagna elettorale di Roma e provincia, da Anzio fino a Civitavecchia, fino a Castelli Romani, sono venuti da due barboni, 2 euro e 1 euro. E in questo momento tutto quello che è stato raccolto per la campagna elettorale di un partito, di un movimento che deve cambiare l'Italia in 40 giorni, sono stati 21.000 euro in tutto dall'inizio di questa campagna elettorale. Bene, con questi mezzi microscopici noi stiamo intercettando un bisogno di cambiamento e quindi sicuramente riusciremo a cambiare l'Italia con mezzi poveri. Chi parla come Grillo, come... Ho incontrato uno di Grillo che mi voleva dare un volantino, l'ho preso volentieri e gli ho detto sai però io sono il capolista di Scelta Civica con Monti per l'Italia alla Camera. Ma è impossibile perché quello è il partito delle banche. Io dico che banche? Sì, prende i soldi da New York, ma dico ma che sei scemo? E dice no, no, è proprio così, ma chi te le raccontate queste cose? Dice ma lei è ricchissimo, veramente no, io non c'ho una lira. Dico casomai Grillo sarà ricco, sì ma lui se l'è guadagnato. Ho capito, ma a me che mi importa? Dico ma perché dici queste fesserie? Ecco, io faccio questo anche per chi dice queste fesserie.
grazie e un grande bocca al lupo. Grazie a voi.